elezioni a Verbania, il segretario del PD Molinari, a breve scioglieremo le riserve, si è riunito intanto il comitato di Brezza. Domani alle 14.30 nella chiesa di Albo di Mergozzo, l'ultimo saluto a Roberto Rabattoni, fondatore del Centro Aiuti per l'Etiopia. Assemblea del sindacato ticinese Unia a Santa Maria Maggiore, si è discusso di tassa salute ma anche di dumping salariale. Luigi Song, eletto presidente della Proloco di Omegna, lavoreremo per allargare la partecipazione, le prime parole. Tutto pronto a Domo per l'avvio del carnevale, sabato in piazza Municipio la cerimonia di consegna delle chiavi al Togna e alla CIA. Dal 2 al 4 febbraio nell'Aronese torna l'appuntamento con la Carnival Cup, 140 le squadre, 11 le società che partecipano. Buona serata dalla redazione di VCO Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la politica, il PD a breve scioglierà le riserve sul nome del suo candidato sindaco a Verbania. Ieri sera intanto si è riunito il comitato che avrebbe dovuto sostenere Brezza alle primarie. Cosa succederà ora dopo la decisione di Roberto Gentina di ritirarsi dalle primarie nel centro-sinistra? A breve faremo un passaggio formale, dice il segretario verbanese del PD Giacomo Molinari, perché il PD ha delle regole ed è bene rispettarle e scioglieremo ogni riserva, non è più tempo di indugi. Anche se Molinari al momento non dice altro, è ipotizzabile che sarà convocata l'assemblea degli iscritti del PD per sancire se debba essere Riccardo Brezza a proseguire nella corsa elettorale come candidato sindaco. Lo stesso ha subito dichiarato di voler rimanere in campo. Ieri sera, come era già stato previsto prima degli ultimi stravolgimenti, si è tenuta la riunione di chi avrebbe dovuto sostenerlo alle primarie. I presenti parlano di una sala gremita a Villa Olimpia con una settantina di persone e molto entusiasmo. Brezza conferma l'entusiasmo, ma al momento comunque non si sbilancia. Intanto è slittato la prossima settimana l'incontro previsto con Ambiente Verbania. Niccolò Scalfi conferma l'intenzione di portare idee e contributi. Sempre più lontana a questo punto l'ipotesi di un accordo con Centro Riformista e Alleanza Civica. Ad Albo di Mergozzo si attende una folla di persone venerdì pomeriggio per l'ultimo saluto a Roberto Rabattoni, l'anima del Centro Aiuti per l'Etiopia, struttura che nei decenni è riuscita a costruire 2 ospedali, diversi centri di accoglienza, 31 scuole e dato speranza a più di 50.000 bambini adottati a distanza. Si svolgeranno domani pomeriggio venerdì alle 14.30 i funerali di Roberto Rabattoni, il fondatore e presidente del Centro Aiuti per l'Etiopia, scomparso nei giorni scorsi a 80 anni dopo una lunga malattia. Era rimasto in terra africana sino alla fine di novembre, accanto ai suoi malati, ai bambini ospiti degli orfanotrofi che ha realizzato in 40 anni di attività, ai poveri che gli tendevano la mano sicuri che quel signore piccolo di statura, ma dal cuore grande, l'avrebbe riempita quella mano. Un uomo speciale, Roberto, come speciale è stata la sua vita. Sorretto da una fede semplice e genuina, formato sui valori del Vangelo e non su testi teologici, ma nel contatto quotidiano con i poveri nei quali vedeva il Cristo sofferente, ha offerto davvero se stesso per gli altri. Forse non sempre e non da tutti comprensibile, una fede molto francescana, di chi si toglie non solo il superfluo, ma a volte il necessario per darlo agli altri. Raccontava sempre di aver vissuto 2 vite. La prima, quella dell'imprenditore di Mergozzo, imprenditore di successo, che aveva creato un'impresa artigiana di notevole livello, e una seconda, quella che lui definiva la vita vera, costruita in Etiopia e in altri paesi dell'Africa subsahariana. Roberto era andato ad Addis Abeba all'inizio degli anni 80 per realizzare il sogno di adottare un bambino. Lo aveva realizzato questo sogno, ma era tornato sconvolto da quello che aveva visto in quegli anni di spaventosa carestia e guerra civile. Così fece il suo primo atto di coraggio. Vendette una casa che aveva acquistato in Spagna e con il sostegno di tanti amici che lo conoscevano e lo apprezzavano, aveva iniziato a dare lavoro in Etiopia a chi non l'aveva, applicando le parole del Vangelo. Ero nudo e mi avete vestito, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Era nato così il Centro Aiuti per l'Etiopia, che oggi conta 2 grandi ospedali, diversi centri di accoglienza, 31 scuole, almeno una 20ina di pozzi per l'acqua e soprattutto aveva dato speranza
a oltre 50.000 bambini adottati a distanza e che oggi possono avere, restando nella loro terra, un futuro migliore. Ha dato speranza anche a migliaia di bambini adottati da famiglie italiane. Tanti piccoli miracoli quotidiani, adesso affidati al centro aiuti e a chi gli è stato vicino ed è chiamato a proseguire la sua missione. Arrivederci Roberto, ci mancherà il tuo sorriso, i tuoi abbracci, le battute che facevi anche spiritose, le parole di sostegno quando si temeva di non farcela ad andare avanti. Chi ti ha conosciuto, anche se non ha avuto la tua fede, non ha potuto non ammirarti e oggi ti rimpiange, insieme a migliaia di persone in Italia e in Europa. Ora il lavoro, perché il tema è stato al centro dell'assemblea promossa mercoledì sera a Santa Maria Maggiore dal sindacato svizzero Unia Ticino. Si è parlato di tassa salute, ma anche di dumping salariale. Il sindacato Unia Ticino chiama raccolta in Valle Vigezzo i frontalieri per discutere dei problemi cogenti di questo momento. In particolare ve ne sono alcuni, uno su tutti sicuramente il discorso della tassazione che riguarda la sanità. L'attualità per i frontalieri e le frontaliere è quella della tassa sanitaria, questa ennesima vergogna per come è stata fatta, per cosa è previsto da questa legge e per le modalità con le quali è stata presentata. In particolare appunto su questo tema, che passi avete intenzione di portare avanti? Allora, noi continuiamo con forza a credere lo stralcio di questa legge. Allora, ci sono dei passi che sono portati avanti dai sindacati italiani, per esempio una verifica di costituzionalità di questa legge. Lato svizzero, quello che ci importa è prima di tutto far passare il messaggio chiaro che i frontalieri già pagano le tasse, ne pagano tante, perché il messaggio che è passato è quello che c'è gente che lavora senza pagare le tasse ed è inaccettabile. Seconda cosa, Svizzera e Italia hanno appena firmato un accordo contro la doppia imposizione e qui si reintroduce la doppia imposizione, quindi dal lato svizzero è importante fare passare il messaggio che una decina d'anni di negoziazione sono stati messi nell'angolo per una decisione incomprensibile e fuori tempo massimo, e questa è veramente una denuncia che arriva forte dalla parte svizzera che abbiamo portato anche presso le nostre autorità. Un altro tema, ad esempio, il dumping salariale. Tema probabilmente centrale. Tema centrale perché la pressione esercitata sui salari in Ticino è un problema generale. In Ticino i salari sono del 20% più bassi che del resto della Svizzera, quando il costo della vita è circa lo stesso. E quello che è importante è che i salari dei frontalieri sono mediamente del 20% più bassi che quelli dei lavoratori residenti. E questo succede solo in Ticino, perché ci sono frontalieri in tutta la Svizzera. Ma nella parte romanda la differenza è dell'8-9%, e nella parte svizzera tedesca è dell'1% in favore dei frontalieri. Questo dimostra che il problema non è la frontiera. Il problema è come una parte di padronato sfrutta questa frontiera facendo pressione sui salari. Ed è per questo che è importante dirlo ed è importante mantenere lo stesso discorso sia in Svizzera che qua. E faremo esattamente lo stesso discorso, che è un discorso di difesa dei diritti. Luigi Songa guiderà la Proloco di Omegna. È stato eletto nei giorni scorsi, ha raccolto il testimone da Adele Sacco. Il neopresidente intende allargare la platea dei soci, ma anche la collaborazione con altre realtà cittadine che si adoperano per promuovere l'immagine di Omegna. La Proloco di Omegna ha un nuovo presidente, Luigi Songa, eletto nel corso dell'assemblea di ieri sera, prende il posto, il testimone anzi, da Adele Sacco. Quali gli obiettivi da nuovo presidente? Ma ci sono tre obiettivi che sono prioritari e imminenti, anzi quattro. Il primo è quello che questa Proloco deve allargare il giro, deve rendersi partecipe con la città e deve aumentare il numero degli iscritti. Siamo troppo pochi, dobbiamo implementare in maniera veloce per avere una platea dentro la città, perché la Proloco deve stare dentro la città. In secondo luogo abbiamo bisogno di metterci da subito a dialogare con tutte le realtà che in Omegna fanno delle cose, organizzano eventi e si occupano di fare iniziative. La Proloco deve essere uno strumento di partecipazione, deve fare rete con tutte queste realtà e quindi dobbiamo dialogarci immediatamente. Terzo obiettivo è rendere più partecipativa la dinamica interna alla Proloco, che ha causato un po' di sguidi negli ultimi anni, e quindi condividere le scelte in primis con il consiglio direttivo e in secundis con tutta l'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo sarà nominato in un'altra riunione in calendario per domani sera. E invece c'è stata qualche polemica con alcuni soci che non hanno preso parte alle votazioni. Uno dei
tuoi obiettivi è quello di recuperare anche il rapporto con queste persone. Bisogna recuperare il rapporto con tutti quelli che hanno voglia di dare una mano e con tutti quelli che credono che l'interesse prioritario sia quello della città di Omegna. Siamo ora al consueto appuntamento del giovedì con Donare per Crescere in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del VCO. Io lavoro l'8 di febbraio dalle 10 alle 18 al Palazzetto dello Sport di Gravellona. Che cosa si tratta? Io lavoro è la rappresentazione completa delle tecniche di ricerca del lavoro, ricerca attiva del lavoro. In una giornata le persone possono sperimentarne tutte o la maggior parte delle tecniche, e mi spiego. Per fare una buona ricerca del lavoro è importante fare una riflessione sulle proprie competenze e noi diamo questa possibilità alle persone che accoglieremo in due modalità, o in modo in gruppo e quindi con i job caffè, oppure in individuale con Sorprendo, che è una guida informatica per scoprire le proprie competenze. Una volta fatta questa esplorazione è importante capire se ci sono delle lacune, e allora in questo senso le persone potranno confrontarsi con le agenzie formative e progettare anche dei corsi di formazione. A questo punto è importante definire gli strumenti per la ricerca del lavoro, e anche qui con due modalità. Una individuale, i nostri orientatori seguiranno le persone nella redazione del curriculum vitae, oppure per chi è interessato a LinkedIn ci sarà un lavoro di gruppo. Stabiliti, definiti gli strumenti, a questo punto c'è la fase finale della ricerca del lavoro, il colloquio di preselezione, e noi abbiamo 48 aziende con un totale circa di 1400 posizioni di lavoro per potersi sperimentare anche nel colloquio di lavoro. Quali sono le posizioni più ricercate? Noi abbiamo definito due focus, nel turismo e nella metalmeccanica, però ci sono anche aziende al di fuori di questi due settori. Come si partecipa Io Lavoro? Allora, ci si può preregistrare andando sul portale www.iolavoro.org oppure presentandosi direttamente in fiera l'8 di febbraio con il codice fiscale. Articolo più 1 VCO sarà presente a Io Lavoro per presentare i progetti in favore dei più giovani. Esatto, Articolo più 1 è un progetto attivo da tempo nella provincia del VCO, è dedicato ai ragazzi che hanno tra i 16 e i 34 anni, ragazzi disoccupati che non studiano, e lo scopo del progetto è proprio quello di aiutare i ragazzi a trovare la collocazione lavorativa migliore, a capire cosa vogliono fare nella vita e a trovare un lavoro sostanzialmente. Saremo presenti appunto a Io Lavoro per portare avanti questo progetto, che ha una serie di vantaggi per il giovane, perché oltre ad avere con Articolo più 1 la presenza di un orientatore che si dedica completamente a te, Articolo più 1 permette anche ai giovani di imparare da soli poi a cercare lavoro, e quindi dà degli strumenti che nella vita potranno sempre essere usati al fine proprio di inserirsi con soddisfazione in questo mondo, e dà anche degli incentivi all'inserimento per le aziende. Saremo presenti anche come VCO Formazione, Io Lavoro, con il nostro stand VCO Formazione presente nella provincia del Verbano Cusio-Ossola, a Verbagna, Gravellona e Omegna. Abbiamo i corsi per i ragazzi in obbligo scolastico, per gli adulti, sia occupati sia disoccupati, e anche negli ultimi anni abbiamo sviluppato molto i servizi al lavoro. A Domodossola si è iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2024 del Carnevale. La città si è colorata di giallo, si comincia sabato 3 febbraio con la cerimonia di consegna delle chiavi della città. Avverrà dal balcone del Palazzo Municipale. Torna il Carnevale. Sabato l'inizio a Domodossola delle celebrazioni con la consegna della chiave nelle mani del Tony e della Cia, ma c'è un anticipo già venerdì sera a Villa d'Ossola. Sì, venerdì sera saremo al teatro di Villa, alla fabbrica, con col comitato di Villa, e ci sarà invece del solito spettacolo del comitato di Villa, ci sarà una sfida
tra il Tonio e la Cia, l'Arleri e la Zecra. Poi sabato si inizia con le manifestazioni a Domodossola, che partono già alle 12. Che cosa dobbiamo attenderci? Allora, sabato partono alle 12 perché attendiamo in stazione tre bande svizzere e per un centinaio di persone, quindi le attendiamo in piazza della stazione, li accompagniamo fino all'oratorio in via Monte Grappa, quindi ci sarà una transumanza da piazza Matteotti fino all'oratorio. Lì faremo un pranzo sociale, un pranzo di apertura tra noi del comitato e loro. Alle 2 cominceranno a scaldarsi, suoneranno un po', quindi tutta la popolazione è invitata per sentirli suonare. Alle 16.30 partirà la classica sfilata, questa volta da via Monte Grappa, fino al Palazzo di Città. Quest'anno la consegna delle chiavi avverrà dal balcone di Palazzo di Città. Poi ci attende una lunga settimana di festeggiamenti, il programma ricalca il format tradizionale. Il format è sempre lo stesso, poi dal martedì al venerdì saremo in giro nelle scuole. Il venerdì ci sarà la solita visita all'ANFAS e quest'anno la sera saremo al Carnevale di Palanzeno, parteciperemo al Carnevale di Palanzeno. La Domenica Clou ci attende con il solito programma, quindi la polenta in piazza a partire dalle 11 quest'anno. Abbiamo anticipato un pelo per dare la possibilità a tutti di venire a prendersi la propria razione. E poi dal 2:30 la sfilata, quest'anno sarà ancora più ricca. Abbiamo tra gruppi, carri e tutto un 25-26 gruppi partecipanti. Al via da domani sera il primo dei tanti eventi che il CAI di Verbania ha organizzato per festeggiare i 150 anni di attività. Il primo appuntamento è a Villa Simonetta, venerdì 2 febbraio alle 21. Sezione nata nel 1874, siamo state tra le prime in Italia e ci sentiamo quindi in dovere di festeggiare questo evento in modo, come dire, importante. Questa sera ci sarà una prima presentazione di quello che è il programma degli interventi, degli eventi che vogliamo portare avanti e poi nel corso dell'anno si svilupperà tutto il resto. Nostra intenzione è quella di, come dire, non fare soltanto una serie di eventi rievocativi, storici, ma anche qualcosa che guarda al futuro, che coinvolga i ragazzi, e di non fare qualcosa che riguardi solo il CAI, ma che riguardi un po' anche altre associazioni. Infatti abbiamo in programma tanti eventi in associazione con altri volontari come noi. Organizzeremo a fine ottobre l'assemblea dei delegati CAI qua a Verbania, di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Abbiamo dei percorsi con il Museo del Paesaggio, abbiamo dei trekking con eventi con letteratura, stiamo impostando il Grand Tour del Lago Maggiore, che è un periplo del Lago Maggiore a piedi, e poi tutta una serie di eventi anche, come dire, come singole serate, a partire da venerdì prossimo che ci sarà la prima serata con Fabio Coppiati, che parlerà proprio di un evento legato agli anni 20-30 del CAI. Nei giorni scorsi al Museo del Paesaggio di Verbania la presentazione del libro Ricerca il Dio Bambino di Michele Dolz in dialogo con il direttore della Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei di Milano, Luigi Codemo. Evento collaterale alla mostra Memoria di Michele Dolz, allestita fino al 25 febbraio al Museo del Paesaggio, sede di Palazzo Viani Dugnani. Il Dio Bambino di Michele Dolz. In questo libro c'è la storia di Gesù Bambino. Ce la racconta brevemente, ci racconta brevemente che cosa troviamo tra queste pagine. Il libro è una ricerca. Ecco, io se quasi quasi, se volete, ho questa contraddizione sul lato creativo che sono questi dipinti e il lato, chiamiamolo così, professorale, no? Quando venivo da professore universitario che sono stato, e queste sono ricerche durate anni. Che vuol dire ricerca? Vuol dire andare a vedere quali sono
le immagini dei bambini famosi nel mondo, evidentemente il più famoso è quello di Praga, che tutti conoscono, e, oppure a Roma c'era quello della Araceli, nelle Filippine c'è un bambino che si chiama di Cebu. Da questi, che famosissimi nel mondo, fino ad altri appartenuti a delle suore o a dei santi. Per esempio, noi conserviamo un bambino che, al quale era molto affezionato, portava sempre con sé San Giovanni della Croce, per non dire quello di Santa Teresa e così tanti altri, no? Un contenuto che è ancora attuale? Un contenuto che è ancora attuale, che è attuale lungo tutta la storia, perché è di fronte a quel paradosso, se vogliamo, quel grande contraddizione che ha segnato la nostra storia, in particolare nell'Occidente, in cui la divinità si è fatta non soltanto parola, ma una parola che si è fatta carne. Di fronte a questo fatto, di fronte a questo annuncio che c'è stato, si è mossa in modo quasi sconvolgente tutta l'arte. Se pensiamo, tutto il patrimonio dell'arte occidentale nasce dal fatto di testimoniare questo evento. La stagione di Verbania Musica entra nel vivo. Domenica scorsa al Centro Eventi Il Maggiore si è esibito il quartetto Segovio. Una stagione di alto livello, quella messa in campo dalla presidente Emma Caretti e dal direttore artistico Antonello Molteni. Domenica prossima, 4 febbraio alle 16, un nuovo evento. Ospite questa volta il duo coerano Vivid, composto da Chong Park e Chiaoro Aizawa, un ensemble di pianoforte a quattro mani creato da una coppia. Il duo coreano proporrà inizialmente 10 pezzi da Romeo e Giulietta, per proseguire con un repertorio internazionale fino al celebre Bolero di Ravel. I concerti del duo Vivid riscuotono sempre successo, testimone ne è stata la loro ultima tournée in Italia. E siamo allo sport. In apertura il calcio, con il turno infrasettimanale giocato mercoledì e che ad Asti ha visto l'RG Ticino vincere. Vittoria consecutiva numero 4 della RG Ticino, che passa anche sul campo dell'Asti per 2-0, blindando il terzo posto in classifica, avvicinando anche la vetta. La classifica infatti ora vede la squadra di Carrobbio distante 10 punti dalla capolista Alcione Milano, che nel turno infrasettimanale è stata a sorpresa sconfitta in casa dalla Ligorna. Davvero un momento più che positivo per Bugno e compagni, che hanno inanellato, come detto, il quarto successo consecutivo senza subire reti e sfruttando anche la superiorità numerica in virtù del rosso combinato dal direttore di gara, il signor Lascaro di Matera, a Dalla Giovanna al tredicesimo del primo tempo, che ha steso Sistelnik lanciato a rete per una chiara occasione da gol. I gol che sono arrivati nel corso del secondo tempo: il primo da parte del difensore ucraino su corner di Zaccariello, perfettamente disegnata la traiettoria da parte del centrocampista della RG Ticino. Al 26esimo della ripresa è poi arrivato il raddoppio a firma di Capano, che ha così chiuso ogni tentativo e velleità di rimontare la situazione da parte di un Asti in caduta libera nel girone di ritorno. Invece la RG Ticino guarda con grande fiducia alla parte finale del campionato. La distanza dalla vetta rimane ampia, per non dire ampissima, ma questa squadra ha dimostrato in questo momento di essere forse quella più in forma dell'intero campionato e di avere anche le armi offensive e difensive per mettere paura alla prima della classe. Il prossimo fine settimana nell'Aronese torna un classico del basket locale, la Carnival Cup. Siamo tornati con l'ottava edizione della Carnival Cup, in programma per il primo weekend di febbraio. Mauro, che numero abbiamo fatto quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo superato le 140 squadre, quindi più di 280 partite su 19 palestre, 11 comuni e 11 società che collaborano. Numeri veramente di altissimo livello. Sicuramente il cartellino che alziamo è la partnership che abbiamo stretto con la Lega Basket Serie A, dove finalmente riusciamo a portare quello che, per cui era nata la nostra manifestazione,
su un torneo che non solo guarda l'aspetto tecnico ma anche l'aspetto sociale, e quindi riusciamo a portare un sacco di ragazzi a vedere le finali di Coppa Italia, le Final Eight che si terranno a Torino quest'anno. Infatti l'obiettivo è chiaramente far fare un'esperienza ai nostri ragazzi adesso, ma non solo, come dice Walter, un'esperienza a 360 gradi, ma anche fare promozione sul territorio, quindi il grande valore aggiunto è la grande collaborazione che c'è fra tutte le società del territorio, superando i vari campanilismi per raggiungere l'obiettivo comune, far crescere i nostri ragazzi sempre di più. È simpatico pensare che dopo 8 anni i ragazzi che vengono a darci una mano adesso sono ragazzi che hanno partecipato alle prime edizioni della Carnival Cup. Se tornano vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto e l'esperienza che hanno vissuto è veramente eccezionale. Tutto, buona serata.